E ora, se volete scusarmi, ho delle altre faccende da sbrigare. Da sola. Rarity, posso chiederti una cosa? Oh, ma certo, Trent, tu puoi chiedermi qualsiasi cosa? Sai, è da qualche giorno che ci sto pensando e ora sono sinceramente un po' imbarazzato. Rarity, credi che Applejack ci verrebbe insieme a me al festival? Perché non vai a chiederglielo tu stesso? Sono salvata per un pelo. Se sei venuta qui per chiedere scusa, tranquilla, non ce n'è bisogno. Ma di che cosa stai parlando? Facciamola finita con i giochi di parole, d'accordo? Senti, Rarity, so bene quanto vorresti piacere a Trent. E gli piaccio, nonostante gli sforzi di un pony di mia conoscenza. Io ti giuro che non so per quale motivo sia tanto interessato a me. E non conosco nessun altro tanto appassionato di agricoltura. Nemmeno io lo sono. Bene, forse è il momento che Trent conosca un vero pony di campagna. Non dovresti pensare al festival invece di cercare nuovi modi per Friend? Oh, sono sicura che ti piacerebbe? Beh, ho appena avuto una nuova visione per il festival e ti assicuro che ora il tema sarà più campagnolo di tutta la grande famiglia Apple messa insieme! Non sarà un po' tardi per cambiare il tema del festival? Applejack, tu sai che cosa hai in mente? Non oso nemmeno immaginarlo. Prima di tutto, voglio ringraziarvi per essere venute e poi voglio dirvi che sono certa che vi piacerà moltissimo il nuovo tema che ho scelto per il festival! Semplicità contadina! Rarity, quella è la miss più ridicola che io abbia mai visto in vita mia. In effetti sarei un po' buffa. Io sarei buffa? Ehi, Rarity, non starei facendo sul serio, mi auguro. Ma certo che faccio sul serio. Secondo voi perché non dovrei? Perché tu non ti vestiresti mai in quella maniera. Ti piacciono la moda, l'alta società e le cose eleganti. Ma potrebbe benissimo piacermi allo stesso modo anche arare un campo o raccogliere le mele. Però non ti piace. E tu come lo sai cosa mi piace? Perché io ti conosco e molto bene anche. Sai che ti dico? Forse allora non bene come credi. Quindi immagino che si tratti soltanto di una coincidenza se anche a Trenderoof piace la vita di campagna, giusto? Non riesco a capire dove vuoi andare a parare. Beh, non mi resta che dimostrarti quello che intendo. Ma certo, fa pure. Ora, miei cari, se volete scusarmi, devo occuparmi del festival. Ho un ricevimento coi fiocchi da mettere in piedi. Attenzione, per essere una modella nella sfilata semplicità contadina, potreste magari pensare che meno vi agghindate e meglio è. Beh, le cose non stanno affatto così. Se volete sembrare davvero semplici, il modo migliore è esagerare. Bene, ora andate pure e cercate di diventare semplici come lei. Dimmi un po' chi è la nostra prossima modella per la sfilata di moda al Gran Galà? Apple? Jewel? E chi diamine la conosce?